Salve, salve signori. Altro gameplay Warzone del sabato mattina. Allora, mentre inizio la mia Battle Royale in singolo, tra l'altro nel frattempo c'è stato un altro aggiornamento, vedo delle cose cambiate qua a livello di menu. Guarda, gamba, sì, no, vabbè, BR in singolo, che cosa mi chiedo di completare la squadra in singolo? Che squadra devo completare? Vabbè, comunque. Lasciamo stare questo discorso, dicevo. Allora, mentre parte il tutto, c'è stato un aggiornamento. Non so che hanno cambiato. Vedo qualcosa di cambiato, però poi esattamente, devo essere sincero, non lo so. Anche perché Warzone lo prendo molto più di rado. Adesso, se fondamentalmente gioco quello che vedete nel gameplay, lo gioco una volta a settimana. Solitamente il venerdì, ecco, come oggi. Nel frattempo si stava facendo tutto questo discorso, caricamento, eccetera, eccetera. E vorrei approfittarne per salutare Apache 9220, che mi ha commentato, diciamo, del gameplay di sabato scorso, e mi ha dato i consigli di crearmi una classe in una certa maniera, come cosa che ho fatto. Anzi, per fortuna l'avevo già fatta prima, perché prima quando giocavo un po' di più, diciamo, giocavo anche con degli amici miei che mi hanno suggerito di fare la classe in una certa maniera. L'ho fatta, quindi ce l'ho già pronta. E soprattutto di prendere l'equipaggiamento, il lancio Preparatevi dell'equipaggiamento, per bene, diciamo, presto per poi entreremo in eventualmente azione. andare a nascondermi, eccetera. Cioè, devo essere sincero, io gliel'ho detto, e ha ragione perché. Senza determinati perk o determinate cose, più nascondersi potrebbe essere più difficile. Cioè, ha ragione. Il problema è che mi cago un po' sotto. Ecco, proprio molto sarò schietto e onesto. Sarò completamente schietto e onesto. Mi cago un po' sotto a farlo. Che fa? Non. Oh, ah, deve fare il saltello, va bene. Visto qua, conosco un po' la zona, vedo un po'. E non c'è niente. Io sparo! Capodanno! Vabbè, ok. Fine del Comunque. riscaldamento, si aprono le tazze. Cioè, conviene prima prendere il lancio di equipaggiamento prima di andare a trovare il posto. Teoricamente è vero, ha ragione, però mi cago un po' sotto. Porca miseria, sì. Ah, sto casino. Ah, porca miseria, le orecchie. Dio, ha ragione, però mi cago un po' sotto, devo essere sincero. Battle Royale. E poi devo essere Gas in grado diretto di verso di voi, è farlo. meglio se vi Io non lo spostate. so se sono effettivamente in grado di farlo. Ecco la nostra zona di lancio. Pronti? Sì, a zona di lancio. Vabbè, io mi sa che. Mi sa che. Allora. Ok, io. Mamma, me la sto giocando male. Mica come me la sono giocata male. Elimina tutti i Qua bersagli non si può nell'area entrare, opera. vero? Soldato Benissimo. nemico in arrivo. E in arrivo dove? Là. Vado lì. Al campanilo campanaro. Io non capisco perché mi si sposta al. Ok, la cassa c'è. Quindi porca miseria. Merda.
Cazzo. Cazzo. Sono nella merda. Andato? Cazzo, si è fottuto, però. Questa è raffica. Prova a salire su. Casa sarà lì? Non lo so. Avete del gas in arrivo. Ecco riduzione, dove sto io? Abbastanza al centro. No? Porca... Dai! Ok. Corazza. Io mi dico che me ne scendo giù, eh. Ok. Uzi. Uzi, uzi, setto tor di casinuzzi. Là sicuramente qualcuno c'è entrato, cioè... Quindi non... Non penso che... Però sento rumore di casse io. Sento rumore di casse io. Nonostante tutto. Rumore di casse. Da questo lato le sento. No. Ok, non ci vado più. Va, scherzavo. Andiamo su. Ok. Riparo mobile, potrebbe essere un'idea. Ok. Il cecchino qua sarebbe l'ideale, ma... Allora. Io sento un rumore di una cassa, però non lo so. Non lo so, non rischio troppo, rischio troppo. Preferisco... Ah, un altro suggerimento che mi dava è di piazzare tipo qualche claymore, qualche mina, per pararmi, diciamo,
le spalle. Giusto. Però come si vuol dire, prima devo trovarlo. Sta lontano. Vabbè, senti. Tanto comunque può arrivare solo da qui. Qua, diciamo che il posto, questo è buono. Già una volta c'è stato qua. Il posto è buono. Perché ha una buona visuale. Assolutamente una buona visuale. Su quello che succede intorno. Ha un'ottima visuale. Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo. Non lo voglio. E quello c'ha ragione. Dovrei andarla a prendere. No, è troppo rischioso. Caro Apache, hai ragionissimo. Dovrei andarla a Gas in prendere. Ma movimento, nuova zona sicura individuata. non me la fido. Non me la fido. Cioè, hai ragione, ma rischio troppo. Ho trovato un posto troppo buono tatticamente per giocarmelo, per andare a prendere un lancio equipaggiamento. Tra l'altro che c'ha a quasi 200 metri, una zona rischiosissima. No. Io direi che mi sto qua. Mi sto qua. Mi sto qua. Mi sto qua, assolutamente mi sto qua. Eventualmente, se è ancora lì, se a un certo punto dovrò andarmene, era ancora lì e sarà in direzione della nuova safe, magari ci vado dopo. Ma no, adesso non ne ho il coraggio. Proprio molto sinceramente lo dico, non ne ho il coraggio. Non ne ho il coraggio. Tutto qua. Controllo il cellulare che magari Gas in fosse arrivo. spuntata un'altra cosa. Ma vabbè, ok. Comunque per altri 3 minuti e 35 dovrei essere abbastanza tranquillo. Per 3 minuti e 35, anzi 33 minuti e 16 adesso. Ok, 62, siamo in 62. Tanto questa è una zona che ci va un po' la gente all'inizio, ma poi fondamentalmente viene ignorata. Io continuo a guardare in giro. Non c'è nessuno. C'è la possibilità che io debba. Dicevo, c'è la possibilità che io debba muovermi a cacchio. Io non capisco perché. Dov'è qualcosa la levetta analogica destra. Ok. Uno sta sparando di là. Vabbè, io è molto lontano. No, ma quello non è niente. Non dovrebbe essere nulla. No, un riflesso, sono un riflesso. Sto qua. Al campanile campanaro, gne. Poi son cavoli miei, poi son cavoli miei. Nanana. Ora vediamo. Temo che alla prossima safe non ci sarò dentro. Temo che non sarò dentro la prossima safe. Così. Oh, sto
Vago sentore, ecco, che non sarò dentro la prossima safe. Però boh, vediamo. Vediamo un po'. C'è gente che spara. Che direzione? È parecchio lontano, ma io mi sto qui e evitiamo problemi. Ok. Bastonato eliminato. E sarò nei primi 50. Ecco, oh, sono i primi 50. Bene, è già molto più di quanto io possa sperare. Scusatemi, colpi di tosse. Vabbè. Ok, altri 15 secondi di pace e poi scoprirò se dovrò muovermi oppure no. Gas in arrivo, zona sicura riposizionata. Ci sono dentro? Ci sono dentro. Ok. Ci sono dentro. A posto. Scusate un attimo. Ok. Non degli aerei. Bolla, noia. Attenzione che c'è qualcuno, forse. Terreno. Sta arrivando. Si è il solo. Porca puttana! Mi sa che ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato. Ho tanta paura. Mo. Porca.
Calma. Cazzo. Te bordello. Gas in arrivo. Spostamento della zona sicura. Cacchio. Cacchio. Avete del gas in arrivo. Cacchio. 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 Non sale lui, mi sa. C'è un mezzo, sta arrivando. C'è il gas, sta arrivando. No, l'unico modo per salire era qui. Ho capito che sta facendo quello. Senti. Io mi sto qui. Io. Qua dovrei essere. Dentro la safe? Per un altro poco? Lui! Ne mi fotti. Mi fottevo. E l'aveva capito che ero lì. L'aveva capito, però io non. Tanto sono ancora al gulag. Scontro e torni. Vabbè. In prima linea. Perdi e per te è. Vabbè, qua. Guadagnati la libertà, soldato. Qua perdo. Niente. Vabbè. Ci spediamo alla base. Ci hanno schiacciati, ma parliamo. Ma sei stato bravo, ma fregato. Sono stato fregato, e vabbè. Comunque 27esimo, più di quello che potessi sperare. A quel punto ero fregato, qualsiasi cosa potessi fare ero fregato. Anche muovermi da lì. Aveva preparato tutta una serie di cose, vedere, fare, dire. Sarebbe stato un casino. Comunque, oh, alla fine. Cose gratis che mi danno. Vabbè, mi danno robe. Sì. Tutto molto bello. Sono contento delle cose che mi danno e direi che per oggi possiamo fermarci qui. Come vedete, so, non è facile per me prendere l'equipaggiamento, perché sì, mi ha fregato alla fine, ha girato, fatto e detto, ha visto eccetera, alla fine mi ha fregato eccetera, però il discorso è che probabilmente se fossi andato, mi fossi mosso da lì, probabilmente sarei morto prima. Sarei semplicemente morto prima. Invece così sono riuscito a resistere un po' di più, che è l'unico scopo che posso avere io su un Battle Royale. Resistere un po' di più. Basta. Comunque, detto questo, molto semplicemente, saluto tutti quanti voi e alla prossima.